video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa giacchetta un po' sportiva che io ho deciso di chiamare giacchetta etera. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Universe in questo color salvia, che trovo un colore perfetto per poter creare cose anche se in lana, perché vi ricordo che questo filato ha il 30% lana. È un colore perfetto che trovo per la primavera ed è per questo che sono andata a creare una giacchetta un po' forata da poter mettere sopra i top, quindi perfetta appunto per essere usata durante la primavera. Di questo filato nel mio sito troverete molti altri colori, voglio mostrarvelo, e vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi in misura 155 metri. O altri colori che io trovo perfetti proprio per la primavera sono questi tre, ma nel sito ne trovate anche il 2. Soprattutto questo lo trovo adattissimo perché si può abbinare a tantissimi colori, ma anche il salvia, come lo potete vedere, si può abbinare a molti outfit, quindi molti colori. Come sempre, quindi, vi dicevo che vi lascio in descrizione il link al mio sito Filati Elsa, e vi dico già che io per poter realizzare questa giacchetta ho utilizzato 300 grammi, lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5, mentre se siete una taglia M vi occorrono 450 grammi, se siete una taglia L 500-550 grammi, a seconda se la volete fare che sia un po' più lunga. Naturalmente la potete andare anche a chiudere facendo un bordino per poter far creare le asole. Io l'ho preferita, appunto perché la voglio indossare in primavera, lasciarla aperta. La lavorazione è la stessa del kimono divina, quindi si va a fare due rettangoli, a ogni rettangolo si aggiunge la manica e poi si va a cucire sotto e di lato e dietro i due rettangoli, in modo da dare alla creazione un po' più di movimento e fare in modo che qui la linea cada dritta, quindi niente a V, niente che stringe e che si apre, ma proprio cade dritta in questa maniera, ed è per questo che l'ho definita comunque una giacca un po' sportiva. Il punto che ho scelto è facilissimo da realizzare, sono 5 giri che vanno sempre ripetuti, molto semplici, si lavora sempre in giri di andata e ritorno, quindi anche chi è alle prime armi posso assicurare che la lavorazione è semplicissima e potete creare questo capo in brevissimo tempo. Se la volete fare proprio in versione più estiva, come filati alternativi vi consiglio il nuovo filato che è arrivato, la cake cotton dell'Adrian Wool, oppure potete utilizzare anche il filato che in questo momento mi sfugge il nome, il baby cotton della DMC. Quindi vi potete sbizzarrire e usare qualsiasi tipo di filato desiderate, il più estivo, se la volete fare in modo da poterlo usare anche in piena estate. Mi raccomando solo a non prendere qualcosa di troppo grosso, perché poi la lavorazione non verrebbe benissimo con questo tipo di punto che ho scelto. Detto ciò, come sempre, se decidete di realizzare questa creazione, potete poi taggarmi o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di uncentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, e vi ricordo sempre che potete contattarmi per farvi realizzare una mia creazione da me se voi non avete tempo o non sapete usare l'uncinetti o i ferri. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato del Mistrico Filati Linea Universe, sarà il nostro ultimo progetto con un filato invernale, ed è per questo che ho deciso di realizzare una giacca con un punto comunque forato, in modo da poterla sfruttare nel periodo primaverile, ma anche in quelle sere che se uno sta in montagna più fredde. Detto ciò, la lavorazione che andremo a fare è uguale al kimono divina, quindi andremo a realizzare prima la parte sinistra e poi la parte destra della nostra giacca, e naturalmente faremo un rettangolo che deve andare per tutta la lunghezza, sia avanti e dietro, che della nostra giacca. Io monterò 157 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui va aggiunta una catenella per poter avere l'inizio uguale alla fine. Mentre nel campione io ho montato 37 catenelle, quindi un multiplo di 12 più una catenella. Secondo me questa lunghezza che monterò io per la giacca, e voi l'avrete già finita all'inizio del video, va bene per qualsiasi taglia, ma se la volete più lunga, allora mi raccomando andate a mettere 12 catenelle in più, oppure anche 24 catenelle in più, a seconda di quanto la volete lunga. Quindi quando dovete decidere quanto la volete lunga, mettetevi un segno sulla parte avanti di dove volete che vi arrivi, misurate da quel segno alla spalla, la spalla e la parte dietro, fino ad arrivare allo stesso punto che avete sul davanti dietro. Quella sarà la misura che vi serve per poter montare le catenelle e avere quindi la misura in cui fare la giacca lunga.
Detto ciò, quindi passiamo alla nostra lavorazione e andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle di base, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Devo fare un totale di 5 maglie alte, una in ogni catenella. Una l'abbiamo già fatta, vado alla successiva 2. Successiva 3. Successiva 4. Successiva 5. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, adesso devo realizzare le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. E devo fare questo, come vi ho detto, quindi per tutto il giro. Facciamo un'ultima volta insieme e poi vi faccio vedere come terminare. Quindi salto una catenella, entro la successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro la successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare le mie 5 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, salto una catenella, entro successiva e vado a fare una maglia alta. E terminiamo il giro andando a fare una catenella di separazione, saltiamo una catenella, entriamo nell'ultima e realizziamo una maglia alta. Così come vedete abbiamo l'inizio uguale alla fine. Ci giriamo con la lavorazione e possiamo andare a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientro dentro la stessa maglia alta e vado a fare un'altra catenella, un'altra maglia alta, scusatemi. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e adesso vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Prendo il filo, un'altra maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. E di nuovo una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, quello che andiamo a fare adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi andiamo nella maglia alta e andiamo a realizzare 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo vado dove ho le 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa sopra la prima, una maglia alta non chiusa sopra la seconda. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta e una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte sopra la maglia alta. Una, due,
3. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia. E una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi questo, ripeto, è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro entrando nella terza catenella, quindi salto una catenella, entro nella successiva che è la terza della mia maglia alta e vado a fare due maglie alte, una e due. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte nella maglia alta successiva, una, due, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, quello che andiamo a fare adesso lo facciamo per tutto il nostro terzo giro. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e vado a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una e due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due. Catenella di separazione e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra le ultime due maglie alte, una e due. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il terzo giro. Termino il giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Una maglia alta sopra le due maglie, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le tre maglie alte, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Termino il giro andando a fare catenella di separazione. Una, due maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e due, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Facciamo il quarto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sulle successive due maglie alte, quindi una e due. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, 4,
4 e 5. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta, dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due, tre, 4 e 5. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, quindi questo è quello che ripetiamo per tutto il quarto giro e andiamo a terminare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre, entrando nella terza catenella. Abbiamo così terminato anche il nostro quarto giro. Quinto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudiamo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, 3 maglie alte sopra la maglia alta successiva. Una, ops, scusatemi, due, tre. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, prendo il filo, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, 3 maglie alte sopra la maglia alta, una, due, tre, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudiamo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, 3 maglie alte sopra la maglia alta, una, due, e 3. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta. Chiudiamo le 2 maglie alte insieme e andiamo a fare una maglia alta all'interno della terza catenella. Abbiamo così terminato il nostro quinto giro. Adesso vi faccio vedere come realizzare il sesto e ultimo giro. E andiamo a fare 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra le successive 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e una maglia alta non chiusa dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 3 maglie alte.
Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, due maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, chiudo le tre maglie alte, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, due maglie alte sopra la prima maglia alta del gruppo di 3, una e due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il sesto giro. Andiamo a terminare facendo una maglia alta non chiusa dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme e una maglia alta non chiusa all'interno della terza catenella. Chiudiamo le due maglie alte insieme. Ecco, quindi questi sono i sei giri che vanno ripetuti per tutta la larghezza del rettangolo, che deve essere tipo la larghezza della vostra spalla e anche un po' di più se avete i fianchi più larghi, in modo tale che comunque la giacca vi scenda sulla spalla ma non vi stringa comunque sui fianchi. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come fare il primo giro e quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia. Quindi ripetiamo, questi sono i giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi come andare a continuare a fare la nostra giacca. Ho terminato il mio rettangolo, ho lavorato i miei 5 giri, mi alzo così lo potete vedere, per 5 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro del sesto motivo. In questa maniera il mio rettangolo mi è venuto alto 21 centimetri. Per una taglia ML vi consiglio, per una taglia M, di andare a fare almeno 6 motivi, quindi ripetere i 5 giri per 6 volte e poi ripetere una volta il giro del settimo, il primo giro del settimo motivo. Per una taglia L invece vi consiglio di andare a fare 7 motivi, cioè ripetere i 5 giri 7 volte e poi di andare a rifare il primo giro dell'ottavo motivo, in modo tale da averlo più largo rispetto a me. Una volta fatto ciò possiamo andare a mettere i marcatori. Andiamo, scusatemi, a piegare il rettangolo facendo. Una volta che abbiamo piegato il nostro rettangolo, vi dico già che io ho messo i miei marcatori in modo da avere la manica non larghissima neanche strettissima, diciamo una via di mezzo. Io ho fatto in questa maniera, ho lasciato 3 delle mie foglie, chiamiamole foglie, libere, una dietro, una avanti e questa che vedete che fa la curva, e sono andata a mettere il marcatore nella terza maglia alta del gruppo di 5, sia avanti che dietro. Quindi ripeto, ho 3 foglie libere, 1 2 3, e nella quarta, all'interno della terza maglia alta, sono andata a mettere il mio marcatore. Questo va bene per una taglia M, per S. Per una taglia M e una taglia L invece andate a mettere il marcatore dove avete la maglia alta della vostra pigna qui, quindi lasciate libere 5 pigne, 1 2, la 3 che fa la curva, 4 e 5, e andate a mettere il marcatore nella maglia alta
sopra il gruppo delle 3 maglie alte. In questa maniera potrete iniziare normalmente il vostro secondo giro, mentre per chi come me deve andare a messo il marcatore dove abbiamo la terza maglia alta, possiamo iniziare il giro in questa maniera. Ripeto, per chi lo mette qui dove abbiamo la maglia alta, dove sono le 3 maglie alte chiuse insieme, va a fare normalmente il secondo giro, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione, e inizia a fare le diminuzioni. Chi come invece si trova dove già dobbiamo fare le diminuzioni, andremo a lavorare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle dove abbiamo messo il nostro marcatore, quindi una, due, tre, e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte chiuse insieme, quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, catenella di separazione e poi maglia alta. Quindi chi come me ha messo il marcatore dove abbiamo la terza maglia alta del gruppo di 5, non inizieremo dal secondo giro, ma stiamo iniziando come se stessimo facendo il nostro quarto giro. E infatti poi andremo a fare il quinto, che è quello maglia, le 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi non cambia niente, però invece di iniziare dal secondo giro come chi ha messo il marcatore qui, noi iniziamo come se stessimo facendo il terzo giro, proprio perché qui abbiamo fatto la manica più corta. Però quindi si parte dal quinto giro e poi si vanno a fare i giri normali e si arriva naturalmente qui dove abbiamo il secondo marcatore, andando a fare 2 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta, e poi andiamo a fare direttamente il nostro quinto giro, quindi 2 maglie alte chiuse insieme e così via, riprendendo poi dal primo giro. Io lavorerò così per tutta la lunghezza della mia manica, vi dirò naturalmente quanto l'ho fatta lunga la manica. Vi ricordo inoltre che una volta fatto ciò vi farò vedere come poter cucire questo pezzo, sia per cucire la manica e il pezzo lateralmente, e poi andremo a fare un altro pezzo uguale, quindi stesse catenelle, stessa larghezza del rettangolo, stessa larghezza della manica e lunghezza, e poi andremo a cucire queste 2 parti insieme. Ho terminato anche la manica e ho lavorato per fare in modo di avere 6 foglie piene, quindi vedete, io ho iniziato, scusate, ho iniziato qui ho la mia prima foglia piena, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e come lunghezza per me va benissimo. Adesso, come vi ho detto, dobbiamo andare a cucire il nostro rettangolo e lo cuciamo in questa maniera. Pieghiamo il rettangolo così. E andremo a cucire, scusatemi, sotto la manica in modo tale da chiuderla, quindi andremo a cucire da qui verso qua e cuciremo anche sotto in modo tale da avere la manica chiusa e il fianco chiuso. Una volta fatto ciò, andremo a fare lo stesso rettangolo, la stessa manica, perché questa è la parte che va da questa parte, ci manca la parte da quest'altro lato, quindi di nuovo un rettangolo e una manica. Fatto anche quello, vi farò vedere come sono andata a cucire insieme i 2 pezzi. Allora, io ho terminato entrambi i rettangoli, vedete, ho cucito le maniche e lateralmente, stessa cosa da quest'altra parte, sono andata a cucire ai lati e sotto la manica, e poi sono andata a cucire insieme i 2 pezzi dietro. Vedete, avanti la giacchetta è aperta, dietro invece è chiusa, e sono andata a cucire per un totale di, vi dico subito, 37 centimetri, che secondo me vanno bene per qualsiasi tipo di taglia, quindi anche se siete una taglia M, una taglia L, lo scollo che abbiamo lasciato, che ho lasciato dietro, va bene per qualsiasi taglia. Però volendo lo potete cucire anche un po' di più o cucire un po' di meno. Non farò alcun tipo di bordino, quindi la mia giacca è terminata.